Nella nostra puntata di oggi ci occupiamo del davanzale. Ci sono intanto un po' di analogie tra il davanzale e la soglia in genere nelle porte finestre, però ci occupiamo in modo più specifico proprio del davanzale. In genere il davanzale veniva storicamente realizzato in pietra, in mattoni, sono i materiali principali, diciamo, quindi la concezione classica è proprio quella della lastra di marmo o di pietra, più o meno lavorata e più o meno sporgente, ma comunque caratterizzante molto spesso anche le facciate di una volta. Oggi invece si utilizzano materiali differenti, come il calcestruzzo, persino le lamiere o in alluminio o in PVC, specialmente quando si comincia a lavorare e a realizzare dei cappotti in esterno, quindi la necessità quasi di coprire il davanzale esistente e di sporgerne ulteriormente per garantire lo stesso la protezione e la tenuta all'acqua. Molte volte, purtroppo, nell'architettura moderna il davanzale scompare. Da un punto di vista quindi estetico, perché la scelta del progettista è quella di non marcare appunto nel rettangolo della finestra la parte bassa. Questo però comporta un potenziale rischio di infiltrazioni se non è pensato bene la tenuta all'acqua dell'infisso nel lato inferiore e anche dello sporco che va a finire poi sulla facciata quando piove, perché l'acqua appunto scorrendo, non avendo un gocciolatoio, quindi qualcosa che impedisce il lambire la superficie, va a sporcare sotto. Il davanzale deve essere sempre una sintesi tra la forma e la funzione. La forma ovviamente è lasciata a libera scelta più o meno fantasiosa del progettista. Le funzioni fondamentali invece sono la protezione dall'acqua e quindi evitare in ogni modo le infiltrazioni d'acqua all'interno e specialmente nella linea di contatto con gli infissi, e dall'altra parte, problema molto sentito negli ultimi anni, evitare il ponte termico che il davanzale stesso va a formare, essendo spesso in materiali che non hanno una grande resistenza termica, diventa esso stesso un ponte termico, e questa è una cosa da evitare sempre. I problemi principali quindi che il davanzale presenta sono legati a queste due funzioni. Una cosa fondamentale nei davanzali e la pendenza verso l'esterno. In genere in cantiere la realizzano con due stecche semplicemente messe sotto la livella bolla e quindi la pendenza che danno risulta essere mediamente del 2%, 1-2%. Questo garantisce ovviamente il deflusso naturale dell'acqua verso l'esterno, e questo unito anche a un gocciolatoio fatto bene quindi nella parte inferiore garantisce appunto il deflusso normale e corretto dell'acqua. Questo angolo qui è sempre problematico perché abbiamo in questi casi il rischio di acqua che scende proprio nell'angolo e quindi va a sporcare proprio i due fianchi della finestra. Spesso si vedono nelle facciate finestre dove il davanzale è fatto bene, c'è il gocciolatoio, ma i due fianchi finiscono a filo. Questo ovviamente viene fatto perché spesso il davanzale viene montato dopo che la facciata è stata completata e quindi è una questione di sequenze costruttive, ma è errato perché appunto non tiene conto di questo rischio di infiltrazione o di passaggio dell'acqua nei due lati. È bene invece che il davanzale sia continuo e vada per un po' di centimetri all'interno. E un'altra cosa importante è che in questa parte qua, se è possibile, è bene realizzare un risvolto, quindi una parte rialzata, oppure una specie di pendenza che va verso l'interno e allo stesso tempo poi con la pendenza del piano stesso si ha la raccolta dell'acqua e il deflusso verso l'esterno. Quando il davanzale è realizzato con i mattoni ed è a vista, ci possono essere anche qui dei problemi e quindi va tenuta sempre presente la pendenza da realizzare verso l'esterno, che è un problema serio sempre se non lo si realizza specialmente con questo tipo di materiale, e come sempre la mancanza di gocciolatoio. In questo caso la distanza, la fuoriuscita appunto del davanzale è molto limitata e quindi il rischio ovviamente è quello di avere la superficie che viene lambita poi dall'acqua piovana. Qui abbiamo un esempio di come il davanzale, anche nell'architettura moderna a volte, può essere trasformato in un elemento caratteristico della facciata, con un problema però. Le cose che mancano qui sono due, e sono tutte e due fondamentali. La prima, una leggera pendenza verso l'esterno, e la seconda,
è proprio la mancanza di un gocciolatoio, e si vede già nel giro di poco tempo come la parte bassa dei mattoni, proprio per effetto dello sporco che finisce sopra e della pioggia, va a sporcare, e poi continuando a lambire la superficie man mano sporcherà anche la parte sotto. Questo diventa purtroppo un difetto che nel tempo dà grossi problemi di manutenzione e quindi vanifica la scelta del progettista di fare magari uno blò o una forma particolare. Negli ultimi anni si fanno interventi sull'esistente e quindi si fa il classico rivestimento a cappotto. Questo significa andare ad aggiungere alla parete esterna, quindi alla superficie della facciata, uno spessore di parecchi centimetri in alcuni casi, e questo crea un problema molto semplice ma non facile da risolvere, e cioè quando si va a mettere uno spessore del genere in facciata il davanzale scompare del tutto, quindi diventa addirittura rientrante. Questo rende indispensabile l'intervento anche nel spostare il davanzale. In queste situazioni il davanzale, rimanendo arretrato rispetto al filo esterno della facciata, deve essere in qualche modo spostato, cosa che non è per niente facile, perché significa smurare completamente il davanzale, con conseguenza appunto smontaggio totale dell'infisso, del telaio, controtelaio e così via. La soluzione che si sta applicando negli ultimi anni è quella di utilizzare delle cuffie che vanno a rivestire quindi il bancale esistente, con due vantaggi non da poco. Il primo è quello di evitare il ponte termico che il bancale stesso crea, essendo in pietra o in calcestruzzo e così via. Dall'altra parte, questo nuovo davanzale permette quindi di sporgere sufficientemente verso l'esterno e di creare anche il famoso gocciolatoio, in modo da far confluire quindi l'acqua piovana che finisce sulla superficie verso l'esterno senza problemi. Il punto debole di questo sistema è però l'attacco con l'infisso nella parte interna, perché lì c'è il rischio di infiltrazione dell'acqua, quindi in questi casi è bene creare anche una specie di vaschetta proprio con delle guaine o con materiali impermeabili all'acqua. Una delle scelte possibili quando si interviene sull'esistente è quella di realizzare un taglio nel davanzale. È un'operazione per niente facile, bisogna fare molta attenzione. Lo scopo è quello di interrompere ovviamente il ponte termico e quindi il flusso di calore che si disperde verso l'esterno, e una temperatura in superficie all'interno molto bassa, che crea problemi di condensa e conseguentemente di muffe. Interrompere un davanzale significa andare a tagliare o a costruire in modo tale che la parte dei mattoni si interrompa dove possiamo avere la possibilità con il controtelaio di metterci del termoisolante e quindi di rendere continuo il nostro isolamento termico ed evitare in questo modo i ponti termici. Questo vale anche per il davanzale stesso, non solo per le spallette. Per fare questa operazione però bisogna fare molta attenzione con il taglio che si crea e con il rischio di infiltrazioni. Quindi questo taglio deve essere fatto in coincidenza di un telaio ben pensato e posizionato, garantendo sempre pendenza verso l'esterno e la tenuta all'acqua, specialmente nella linea di taglio. Questo è un modo per evitare i ponti termici quando parliamo dell'esistente. In Italia, nella pratica costruttiva, si sceglie di posare prima il bancale in marmo e quindi tutto quello che è lavoro edile, dopodiché si viene successivamente e si monta il controtelaio per la finestra. Questo fa sì che il quarto lato della finestra, cioè quello del davanzale, non abbia la protezione termica e quindi sia e diventi un ponte termico. La scelta opposta sarebbe quella di montare prima un telaio e possibilmente un telaio a quattro lati, non a tre lati come spesso avviene in cantiere, ma anche con il quarto lato, che diventerà in questo modo un'interruzione e renderà continuo l'isolamento termico, eventualmente anche verso l'esterno, che si risvolta anche fin contro il controtelaio, dopodiché viene posato sopra il davanzale. In questo modo il ponte termico è completamente evitato, bisogna solo fare attenzione con il rischio di infiltrazioni e quindi realizzare prima della posa del bancale stesso una specie di vasca. Significa che questa parte esterna deve essere in qualche modo prima protetta con materiale adatto. Molte volte è bene completare, anche se c'è un campotto
in esterno, realizzare un risvolto del cappotto e successivamente andare a posare il davanzale. In questo modo si garantiscono le due funzioni che il davanzale deve sempre avere, quindi non essere un ponte termico e quindi avere un isolamento termico buono e continuo, e dall'altra parte garantire sempre il deflusso dell'acqua piovana verso l'esterno.